Benvenuti. Allora, oggi vedremo di risolvere i sistemi di equazioni di primo grado. Equazioni, quindi, con l'incognita, o meglio, le incognite elevate soltanto a esponente 1. Allora, per prima cosa, voi naturalmente già sappiamo che cos'è un'equazione. Una normalissima equazione algebrica, quale potrebbe essere per esempio questa, esempio molto semplice. Ora, come si risolve questa equazione? Già lo sappiamo, ovvero applicando i due principi di equivalenza, possiamo scriverla come 2x uguale 1 meno 3. Il nostro obiettivo infatti è avere al primo membro solo termini con l'incognita, al secondo membro solo termini senza incognita, termini noti. Qui 1 meno 3 fa meno 2, 2 e meno 2, applichiamo adesso il secondo principio di equivalenza e dividiamo ambo i membri per 2, otteniamo x al primo membro e meno 1 al secondo, x uguale meno 1. Perfetto. Questo per quanto riguarda le equazioni. Equazioni con una sola incognita però. Quindi esiste una sola quantità sconosciuta e tutto il resto è noto. Naturalmente può anche capitare che la quantità sconosciuta sia sempre una sola, ma distribuita in vari fattori. Nulla impedisce quindi che questa equazione è sempre un'equazione di primo grado, ha una incognita e si risolve esattamente nello stesso modo di quella che abbiamo visto prima. Ma cosa succede nel momento in cui noi, invece di avere un'equazione con una sola incognita, ne abbiamo due? Per esempio questa. Ora, x più y terzi è uguale a meno un mezzo. Ora, questo, se l'esercizio fosse questo e basta, sarebbe un grosso problema, perché, come potete vedere, noi abbiamo una quantità sconosciuta, un'altra quantità sconosciuta diversa, e qui un termine invece noto. Il problema è che x e y sono due quantità diverse. Non esiste alcuna garanzia che siano uguali, non esiste alcuna garanzia che siano opposte, che abbiano una qualunque forma di relazione, sono completamente indipendenti. E quindi noi non siamo in grado, da qui e basta, di trovare dei valori numerici che vadano bene per x e per y. In realtà siamo in grado di trovare un insieme di valori numerici che vadano bene per entrambe. Perché per esempio se decidessimo di mettere x uguale a 0, allora avremmo per forza di cose y uguale a meno 3 mezzi. Il problema è che x uguale a 0 è una decisione completamente arbitraria che stiamo imponendo. Non siamo assolutamente in grado in alcun modo di trovare dei valori singoli che definiscano esattamente le soluzioni. Dobbiamo fare per forza degli assunti arbitrari in questo caso. Allora, come si fa a risolvere un'equazione di questo genere e trovare dei valori esatti? Beh, in realtà l'abbiamo già detto, non è possibile. Quello che però è possibile fare è risolvere non una, ma due, tre, quattro equazioni contemporaneamente e trovare soluzioni comuni. Questo si può fare. Quindi invece di avere una sola equazione, x più y terzi uguale meno un mezzo, ne abbiamo due. Quindi, per esempio, come seconda equazione, 2x meno y quinti uguale 8 quinti. Ecco, a questo punto abbiamo due equazioni, due incognite. Le due equazioni possono essere risolte contemporaneamente e in modo
non indipendente l'una dall'altra. Domanda: da dove salta fuori la seconda equazione? Ce la siamo inventata? La risposta è no, ce l'ha data il problema. Pertanto, se il problema desse soltanto una di queste due equazioni, allora sarebbe per forza di cose mal posto, oppure non sta chiedendo la soluzione soluzioni per un unico valore di x e di y, ma sta chiedendo soluzioni per valori in relazione tra x e y. Queste però sono altre questioni che si affronteranno più avanti, parlando per esempio del piano cartesiano. Finché ci limitiamo a una discussione puramente algebrica, e se il nostro obiettivo è avere soluzioni uniche ed esatte per l'equazione, allora abbiamo bisogno di aggiungerne una seconda. E a farlo è il problema. Quindi l'unica cosa che noi dobbiamo fare non è preoccuparci di quali equazioni abbiamo bisogno, ma semplicemente di risolverle insieme. Allora, per notazione, in realtà, le equazioni sono scritte non in questo modo, ma in quest'altro, utilizzando una parentesi graffa per indicare che sono risolte insieme. Eccola qua. Quindi la prima equazione e la seconda equazione che andiamo anche qui a risolvere. Questa è la notazione con cui scriviamo un sistema di equazioni. Questo vale poi, il fatto che qui siano due è solo a titolo d'esempio. Nulla impedisce che ci siano 3 equazioni, 4 equazioni, 25 equazioni e quant'altro, con un numero di incognite adeguato. Cosa vuol dire adeguato? Normalmente il numero di incognite deve essere uguale al numero di equazioni. Se il numero di incognite è diverso dal numero di equazioni, allora questo può creare dei problemi, ma per il momento questi non ci interessano. Negli esercizi troveremo a questo livello tipicamente soltanto 2 equazioni e 2 incognite, al massimo potrebbero capitarne 3, ma comunque sia il numero di incognite è sempre uguale al numero di equazioni. Va bene, a questo punto come facciamo a risolvere il sistema? Dobbiamo risolvere le due equazioni in modo coordinato, l'una contemporaneamente all'altra. Senza voler anticipare l'introduzione delle matrici, abbiamo essenzialmente 3 tecniche. La prima tecnica è il cosiddetto metodo della sostituzione. La seconda tecnica è il metodo del confronto. La terza tecnica è il metodo della riduzione, noto anche come somma e differenza. Vediamoli uno per uno con il nostro esempio. Normalmente, a meno che naturalmente il problema non chieda altrimenti, la scelta del metodo è completamente arbitraria. Non esiste alcuna ragione per preferire un metodo piuttosto che l'altro, se non quelle di gusto personale o di comodità. Di norma il metodo della sostituzione è il più semplice e il più intuitivo, ma non per forza il più conveniente. Comunque, cominciamo con lui. Sostituzione. Allora, nel metodo della sostituzione, l'obiettivo è sostituire all'interno di una delle due equazioni una delle due incognite. Questo cosa significa? Significa che dobbiamo concentrarci per prima cosa su una delle due equazioni, non importa quale di solito. Di solito, sempre negli esercizi, una delle due equazioni è strutturata in modo più semplice, così che
il metodo della sostituzione sia agevolato, ma non c'è alcun obbligo in questo senso. Concentriamoci per convenienza sulla prima equazione. Lasciamo quindi la seconda intoccata e, per segnalarlo, tiriamo una riga al suo posto. Questa notazione è un metodo rapido per indicare che stiamo risolvendo l'equazione senza stiamo ricopiando l'equazione senza alterarla. Veniamo dunque a lavorare sulla prima equazione. Nel metodo della sostituzione, quello che dobbiamo fare è concentrarci su una delle due incognite, trattando l'altra come se fosse un numero. Per esempio, decidiamo di risolvere la prima equazione rispetto a x. Allora, dobbiamo trattare il termine y terzi come se fosse un termine noto, conosciuto, come se fosse un numero. E quindi, ancora una volta, applicando il primo principio di equivalenza, lo portiamo al secondo membro. Quindi diventa qui meno y terzi. Abbiamo risolto il problema? No, perché, attenzione, è vero che qui abbiamo x uguale qualcosa, ma in questo qualcosa c'è anche la y, che noi ancora non conosciamo. Siamo sulla strada per risolvere il problema, ma ancora non è completo. Ok, concentriamoci adesso sulla seconda equazione. Lasciamo intatta la prima, di cui abbiamo già discusso, e vediamo la seconda. Ora, la seconda equazione, anche qui abbiamo due incognite, sia la x sia la y, e non siamo in grado di venirne fuori, perché è lo stesso ginepraio di prima. Due quantità sconosciute e una sola equazione. O fissiamo l'una o fissiamo l'altra, ma in entrambi i casi dobbiamo farlo arbitrariamente. Però, attenzione, noi possiamo usare la prima equazione, perché le due equazioni, la prima e la seconda, vanno risolte contemporaneamente. E dalla prima equazione noi sappiamo quanto vale x. In termini di y, certo. Però possiamo scriverlo. E poiché abbiamo tutto il diritto di sostituire quantità equivalenti con quantità equivalenti, abbiamo tutto il diritto di sostituire la x nella seconda equazione, eccola qui, con il suo valore che abbiamo trovato nella prima. E quindi abbiamo tutto il diritto di scrivere la seconda equazione così. A questo punto vedete che le cose si stanno mettendo bene, perché nella seconda equazione c'è soltanto l'incognita y. La seconda equazione è diventata adesso un'equazione con una sola incognita, che dunque possiamo risolvere. Andiamo a ricopiare. Allegria. Andiamo dunque a ricopiare. Non serve tenere il rosso. E prima di tutto moltiplichiamo qui per 2, pertanto qui abbiamo meno 1 e qui abbiamo 2y terzi. A questo punto possiamo utilizzare tutte le tecniche di risoluzione delle equazioni del primo grado che già conosciamo. Portiamo dall'altra parte il meno 1 che diventa più 1 e qui effettuiamo la somma 2 terzi meno 2 terzi meno 1 quinto. Volendo si può anche passare al minimo comune multiplo per convenienza, quindi qui abbiamo 15, moltiplicando per 5 qui abbiamo 10, moltiplicando per 3
qui abbiamo 3 e qui abbiamo 15, qui abbiamo 24 e qui abbiamo 15 e qui abbiamo 15. Allora, meno 3, meno 10y, meno 3y fa meno 13y, sempre quindicesimi. Ah, ovviamente qui era 15 quindicesimi, naturalmente. C'era il denominatore e dovevamo comunque scriverlo, altrimenti è un 15 che viene fuori dal nulla e non si sa da dove. 24 più 15 fa 39. Abbiamo quindi che meno 13y fratto 15 è uguale a 39 quindicesimi, però il 15 al denominatore possiamo eliminarlo, ci rimane un 13y, e a questo punto, usando il secondo principio di equivalenza, prima dividiamo ambo i membri per 13, ottenendo al primo membro meno 1 e al secondo membro 3, e poi moltiplichiamo per meno 1. Definitiva, abbiamo trovato y uguale a meno 3. Abbiamo finito? Beh, non ancora, perché dobbiamo trovare ancora la x, ma noi già sapevamo che x è uguale a meno 1/2 meno y terzi. E possiamo quindi andare a sostituire, ovviamente qui in netto, va bene, y è uguale a meno 3 e quindi sostituiamo il valore che abbiamo trovato. A questo punto meno per meno fa più, 3 fratto 3 fa 1, meno 1/2 più 1 fa più 1/2. E abbiamo trovato anche il valore di x. X è uguale a 1/2, y è uguale a meno 3. E questo per quanto riguarda il metodo della sostituzione. Vediamo il secondo metodo, il metodo del confronto. Prendiamo sempre il nostro sistema d'esempio. Allora, nel metodo del confronto, l'obiettivo non è più lavorare su una singola equazione, determinare quanto valga una delle incognite e sostituirla nella seconda equazione. Ma si sceglie una delle due incognite, non importa quale, è del tutto equivalente lavorare sulla x piuttosto che sulla y, e si isola in entrambe le equazioni. Quindi, lavoriamo, per esempio, partiamo dalla prima equazione. Scegliamo di isolare, per esempio, la x. Allora, dovremo avere in entrambe le equazioni x uguale qualcosa e x uguale qualcos'altro nella seconda equazione. Ora, nella prima equazione c'è un solo termine contenente l'incognita x e si trova al primo membro. Quindi, lasciamolo. Abbiamo anche un termine y terzi al primo membro. Lo spostiamo al secondo, anche qui ovviamente applicando il primo principio di equivalenza. E riscriviamo meno y terzi. Stessa cosa facciamo sulla seconda equazione. Isoliamo cioè la stessa incognita x. Anche in questo caso l'incognita è presente in un solo termine, il 2x. Al primo membro abbiamo anche un termine meno y quinti, anche in questo caso applichiamo il primo principio di equivalenza e lo portiamo al secondo membro. È finita? No, perché come si può vedere qui c'è ancora un 2 e noi vogliamo x uguale. Quindi, applicando invece il secondo principio di equivalenza su questa equazione, dividiamo ambo i membri per 2. Dividiamo per 2 e otteniamo al primo membro solo 1, al secondo membro 4 e qui 10. A questo punto, nel metodo del confronto, noi abbiamo trovato x uguale alla prima equazione,
e x uguale alla seconda equazione. Ma poiché x nella prima equazione è uguale a x nella seconda equazione, perché x è sempre uguale a x, l'uguaglianza gode della proprietà riflessiva, vi ricordo, allora abbiamo tutto il diritto di confrontare i due secondi membri e quindi affermare, lasciando sempre una delle due equazioni toccate, per esempio la seconda, che essi siano uguali. Perché se x è uguale a x, allora anche, quindi il primo membro delle due equazioni è uguale, della prima equazione è uguale al primo membro della seconda equazione, allora anche il secondo membro della prima equazione è uguale al secondo membro della seconda equazione. E come vedete, siamo arrivati anche in questo caso ad avere un'equazione solamente in y. Quindi un'equazione con un'unica incognita, che a questo punto siamo in grado di risolvere, esattamente come un'equazione ordinaria. Allora, avere la y, i termini con la y al primo membro e i termini noti al secondo. 4 quinti è un termine noto, quindi applichiamo il primo principio di equivalenza e lo scriviamo al secondo termine. Y terzi è un termine contenente l'incognita, quindi applichiamo di nuovo il primo principio di equivalenza e lo scriviamo al primo termine, in entrambi i casi avendo cura di cambiare i segni. A questo punto abbiamo un y decimi più y terzi uguale meno un mezzo meno 4 quinti. Tutto quello che dobbiamo fare è semplicemente risolvere la frazione come risolvere l'equazione come ben conosciamo. Quindi qui minimo comune multiplo al primo membro è 30, 10 per 3, quindi abbiamo un 3y più un 10y e al secondo membro invece il minimo comune multiplo è 10, quindi abbiamo da una parte un 5 e dall'altra parte un 8 decimi. Allora, facciamo le somme a questo punto. Abbiamo al primo membro 13 trentesimi e al secondo membro meno 5 meno 8 meno 13 decimi. Niente di nulla di eclatante, nulla di esoterico. Stiamo pur sempre parlando di un'equazione cui adesso dobbiamo solo applicare il secondo principio di equivalenza per sbarazzarci del 13 e del 30 al primo membro e avere y uguale. Nulla di più semplice, ci limitiamo a moltiplicare per 30 ambo i membri, in modo da avere al primo membro solo 13y e al secondo invece meno 39, perché vi ricordo che il denominatore è 10, e a questo punto dividere per 13, ambo i membri per 13, in modo da avere al primo membro solo y e al secondo membro meno 39 tredicesimi. Meno 3. Non abbiamo ancora finito, infatti resta da fare l'ultimo passaggio, ovvero recuperare x. Però questa è facile, possiamo prendere una qualunque delle due equazioni, perché adesso che conosciamo il valore di y, possiamo facilmente recuperare anche l'altra incognita. Per esempio, prendiamo la prima, quindi lasciamo inalterata la seconda. Y abbiamo detto che vale meno 3, quindi meno per meno più, cambiamo segno, 3 terzi 1, meno un mezzo più 1 fa più un mezzo. E abbiamo ottenuto esattamente gli stessi risultati di prima che avevamo ottenuto con il metodo della sostituzione. Meno 3
un mezzo. Vediamo adesso il terzo e ultimo metodo, il metodo della riduzione, noto anche come, specie nei testi un po' più arcaici, beh, arcaici, fino a qualche decennio fa, era anche noto come metodo della somma o differenza. Torniamo al nostro sistema originale. Ora, in questo caso, dei tre metodi, questo è forse il più sottile su cui bisogna stare attenti. Ora, come si può ben vedere, il primo membro è uguale al secondo membro e il primo membro di un'equazione è uguale al secondo membro. Quindi quando noi sommiamo una stessa quantità, possiamo anche decidere di sommare una quantità equivalente. Per esempio, se decidiamo di sommare più 1 al primo membro, al secondo membro non siamo obbligati a sommare per forza più 1, possiamo sommare anche più 10 decimi, perché 10 decimi è una frazione equivalente a 1. E quindi il primo principio di equivalenza è stato rispettato. Ora, nel metodo della riduzione, l'obiettivo è avere una delle due incognite in entrambe le equazioni con lo stesso coefficiente o eventualmente con un coefficiente opposto, in modo che o sottraendo le due equazioni tra loro o sommandole si possa eliminare una delle due incognite e a quel punto risolvere solo per la seconda. Vediamo. Allora, per prima cosa notiamo che in entrambe le equazioni abbiamo già le due incognite tutte al primo membro. Questo non è necessario, ma è comunque molto comodo perché in questo modo non dobbiamo fare la somma all'interno delle singole equazioni. Nel caso così non fosse, nel caso cioè per esempio avessimo anche un 2x qui, allora dovremmo portare il 2x al primo membro in modo da avere un unico coefficiente che moltiplica tutte le incognite in x. E un unico coefficiente che moltiplica tutte le incognite in y. E poi, non è importante se al primo o al secondo membro, tutti i termini noti. In questo sistema, ad esempio, già ci siamo. Vediamo quindi il passo successivo. Il passo successivo è fare in modo che una delle due incognite, la x o la y, non importa quale, abbia lo stesso coefficiente numerico. In questo caso, per esempio, lavoriamo sulla x. La seconda equazione ha un coefficiente numerico 2. Nella prima equazione la x ha coefficiente numerico 1. I coefficienti sono gli stessi? Evidentemente no. Questo è un problema? No, perché il secondo principio di equivalenza delle equazioni ci permette di moltiplicare o dividere per una stessa quantità non nulla entrambi i membri dell'equazione e avere un'equazione equivalente. Quindi moltiplichiamo per 2 la prima equazione. Abbiamo quindi 2x, 2y terzi e qui meno 2 mezzi, cioè meno 1. Abbiamo il diritto di farlo? Certo che abbiamo il diritto di farlo. 2 è una quantità non nulla e quindi possiamo moltiplicare. Il vantaggio è che adesso, sia nella prima
sia nella seconda equazione, l'incognita x ha lo stesso coefficiente numerico. Quindi noi adesso possiamo tranquillamente sommare o sottrarre, in questo caso sottraiamo, le due equazioni, in modo da eliminare l'incognita x. E le sommiamo membro a membro. Pertanto sommiamo il primo membro della prima equazione con il primo membro della seconda equazione e il secondo membro della prima equazione con il secondo membro della seconda equazione. Abbiamo il diritto di farlo? Sì, perché il primo membro di un'equazione è uguale al secondo membro. 2x meno y quinti è uguale a 8 quinti. E quindi, se sommiamo alla prima equazione il primo membro al primo membro e il secondo membro al secondo membro, il primo principio di equivalenza delle equazioni è rispettato, perché il primo membro della seconda equazione è uguale al secondo membro della seconda equazione. In questo caso, appunto, io ho parlato di somma, somma algebrica, in questo caso è una differenza. Quindi, lasciamo intatta la seconda equazione e sottraiamo alla prima, al primo membro, il primo membro. E al secondo membro il secondo membro. A questo punto lo vedete, 2x qui e 2x qui, ma con un segno meno davanti, il risultato è che si annullano. Infatti otteniamo 2x più 2y terzi meno 2x meno per meno 2x meno per meno più y quinti è uguale a 1 meno 8 quinti. Ma 2x e meno 2x si annullano e quindi otteniamo ancora una volta un'equazione solo in y. A questo punto una equazione come quelle che già conosciamo e che dunque possiamo risolvere facilmente utilizzando i soliti metodi. Anche in questo caso vediamo minimo comune multiplo tra i denominatori al primo membro, 3 e 5, quindi ancora una volta 15, qui 10 al numeratore, qui al denominatore è 15 e 3 al numeratore. La cosa, come probabilmente vi sarete accorti, comincia a suonare familiare. Dall'altra parte invece abbiamo meno 1 meno 8 quinti, ma 1 è 5 quinti, meno 5 meno 8 fa meno 13, e dall'altra parte 10 più 3 anche qui fa 13. A questo punto tutto quello che dobbiamo fare è ancora applicare il secondo principio di equivalenza, moltiplicando per 15 e quindi avendo ambo i membri dell'equazione. Al primo membro otteniamo quindi che il 15 e il 15 si semplificano e ci rimane un 13y. Al secondo membro il 15 semplifica il 5, rimane un 3 per 13 che fa 39. E ancora una volta, dividendo per 13, 39 diviso 13 fa 3, e quindi abbiamo y uguale meno 3.
A questo punto dobbiamo tornare in una delle due equazioni, anche qui non importa quale, per trovare quanto valga x. Andiamo a sostituire y come al solito, come già negli altri due casi, e qui insomma, si vede, portiamo fuori il segno, 2 per 3, 6, diviso 3 però fa di nuovo 2, 2, qui è un termine noto, quindi primo principio di equivalenza, diventa più 2 al secondo membro, 2 meno 1 fa 1, diviso 2, 1 mezzo, x uguale 1 mezzo. E quindi, tant'è. Ora, vediamo un attimo, quindi i tre metodi sono questi. Adesso provate voi. Prendiamo il seguente sistema, prendete il seguente sistema, non per forza adesso, come nel seguito della lezione, ma quando volete successivamente come esercizio, e provate a risolverlo con tutti e tre i metodi. Prima con la sostituzione, poi con il confronto, poi con la riduzione. Il sistema è il seguente. Prima equazione, x terzi più y quarti uguale meno un terzo. Seconda equazione, x meno y ottavi è uguale a 5 mezzi. Ok, provate a risolvere questo sistema, prima usando la sostituzione, poi usando il confronto e infine usando la riduzione. Ok. Buon lavoro.